Assessore Mazzocca, Protezione Civile e Corpo Forestale insieme per maggiore sicurezza. Di cosa si tratta? Sì, noi con la Forestale abbiamo iniziato una collaborazione già da tempo, insomma, nasce per tutta la filiera ambientale, ma poi ha avuto un picco con il protocollo d'intesa stipulato per l'attività di antincendio boschivo quest'estate e soprattutto oggi, in questi giorni, ma devo dire anche nei mesi scorsi, per quanto attiene il rischio valanghe. Loro hanno già collaborato con la Regione Abruzzo per l'aggiornamento e l'attualizzazione puntuale della carta storica delle valanghe, la prima volta che l'Abruzzo si dota di uno strumento di questo tipo. E che ci ha permesso quindi i primi di dicembre di affidare la redazione della carta del rischio valanghe per quanto attiene il comprensorio del Gran Sasso, e lo faremo ai primi di gennaio con un investimento complessivo di 100.000 euro per quanto riguarda il comprensorio di Ovindoli, Campofelice e Alto Sangro. Certo, i numeri della nostra regione sono imponenti, insomma, 200 km quadrati del nostro territorio e al di sopra dei 2000 metri di altitudine, abbiamo 200 km di pista, 61 impianti sciistici, oltre 20 bacini, per cui credo che anche in chiave turistica, ecco, l'aspetto della sicurezza acquisisce un ulteriore elemento aggiuntivo rispetto a comunque un tema che deve avere tutta la nostra attenzione per quello che in effetti il tema rappresenta.